Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il sistema operativo delle radio FRSky Tandem. In questo video userò una X20, ma i passaggi sono uguali per tutte le altre radio di questa serie. L'importante è usare i file specifici per il vostro modello. Prima di iniziare vi ricordo che le radio hanno due firmware distinti tra loro, quello del modulo interno e quello del sistema operativo. Il mio consiglio è di tenerli entrambi aggiornati, evitando di lasciare su delle versioni troppo datate. Come abbiamo detto in questo video, aggiorniamo il firmware del sistema operativo, che in queste radio si chiama ITOS. Se invece dovete aggiornare il modulo interno Tandem ISRM, in descrizione vi lascio il mio tutorial su come fare. Per conoscere la versione firmware attualmente installata, andiamo nel menu Sistema, poi su Info. Come vedete, ora ho ITOS versione 1.0.4. Ok, iniziamo scaricando il firmware, lo troviamo su GitHub a questo indirizzo, vi lascio il link in descrizione. Cliccando su Asset abbiamo l'elenco di tutti i file disponibili, come vedete al momento ci sono quelli per X10, X12, X20 e X20S. Come ho detto, io ho una X20, quindi mi concentro su questa, e visto che ci sono diversi file, vediamo di capire meglio a cosa si riferiscono. I file X20EU, X20FCC e X20Flex sono relativi al sistema operativo, ed è principalmente quello che ci interessa. Noi dobbiamo sceglierne uno tenendo conto soprattutto delle antenne che sono integrate all'interno della nostra radio. Per radio con antenne a 868 MHz scegliamo EU, mentre per radio con antenne a 915 MHz scegliamo FCC. In alternativa si può valutare Flex, che integra FCC ed EU nello stesso firmware ed ha la possibilità di scegliere quale regione usare direttamente dalla Tandem. Io scaricherò quest'ultimo. Gli altri due file che ci interessano sono X20 Flash e X20 SD, che servono per aggiornare i contenuti della microSD e i contenuti della memoria flash. Questi due file vanno scaricati entrambi. L'ultimo file è x20simulator.exe, che è una sorta di simulatore per avere un'anteprima dei comandi su PC. Onestamente non gli ho trovato alcuna utilità, quindi potete pure evitare di scaricarlo. Ricapitolando, gli archivi da scaricare sono tre: Flash, SD e una scelta tra EU, FCC o Flex. Per aggiornare ITOS è necessario collegare la nostra X20 al PC tramite cavo USB, ma prima bisogna mettere la radio in boot mode. Per farlo teniamo premuto il tasto Enter e diamo una veloce pressione al tasto Accensione. Quindi colleghiamo il cavo. Come vedete è comparsa la scritta USB Plugged, quindi a questo punto possiamo spostarci sul PC. Iniziamo estraendo gli archivi che abbiamo appena scaricato. Ora spostiamoci su Esplora risorse per capire meglio come funziona lo storage della radio. Dopo aver collegato il cavo, sono comparse due unità USB che sono relative alla X20. La prima è una memoria flash che è integrata nella radio, la seconda è la microSD che ci viene fornita in dotazione. Riconosciamo la memoria flash perché ha una capacità di circa 8 MB, mentre la microSD ha una capacità di quasi 4 GB, o se comunque l'avete cambiata, ha la capacità di quella che avete messo voi. Il percorso delle unità può essere differente e non necessariamente deve coincidere con il mio, in quanto questo è influenzato dal numero di hard disk presenti sul sistema. Molto bene, possiamo iniziare. Partiamo aggiornando i contenuti della memoria flash. Apro l'unità da circa 8 MB, poi apro la cartella X20 Flash. A questo punto semplicemente copio i file della cartella che ho scaricato nella memoria flash della radio. Se il sistema rileva file con lo stesso nome, cliccate Sostituisci in modo da avere quelli più aggiornati. Ora è venuto il momento di aggiornare i contenuti della microSD. Apro l'unità da 4 GB, poi apro la cartella X20 SD. Anche questa volta copio i file della cartella che ho scaricato nella microSD della X20.
E anche questa volta, se ci sono file uguali, clicco Sostituisci in modo da avere quelli più recenti. A questo punto è venuto il momento di aggiornare iTOS, quindi mi sposto all'interno della cartella X20 Flex, o comunque EU o FCC se voi avete scaricato una di quelle. All'interno di questa cartella è presente solamente un file chiamato firmware.bin. Questo file va copiato nella radice della microSD della radio e non va messo all'interno di nessuna cartella, così come non va rinominato. Una volta completato l'aggiornamento, questo file si cancellerà automaticamente. Dopo aver copiato i vari file nelle rispettive cartelle, ritorniamo alla radio. Come vedete, la radio è ancora collegata al PC col cavo USB. Per far partire l'aggiornamento basterà semplicemente scollegare il cavo dalla radio. Molto bene, aggiornamento completato. A questo punto spengo la radio, quindi la riaccendo. Welcome to Ethos. Ora ritorno su Info per verificare che ci sia l'aggiornamento che ho installato. Perfetto, abbiamo la versione 1.0.11, che è quella che abbiamo appena messo. Ok, abbiamo finito e non c'è altro da fare, la radio è aggiornata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.